tutti, benvenuti a questa seconda edizione del Premio Teatrale Nazionale Portici in Teatro, premio speciale Antonio Allocca. Il premio, come saprete, è aperto a tutte le compagnie teatrali, amatoriali, monologhisti amatoriali di tutta Italia. È un premio che quest'anno ha avuto una grandissima partecipazione, riuscendo ad incrementare quelli che erano i numeri della scorsa edizione, quindi un grazie doveroso a tutte le compagnie presenti in sala, a tutti gli attori presenti. Il premio Portici in Teatro, premio Antonio Allocca, è dedicato alla memoria di Antonio Allocca, un attore nativo di Portici. Questa sera, peraltro, verrà consegnato anche il premio speciale Antonio Allocca, proprio in ricordo di questo grande attore che tanto ha lasciato ai porticesi, ma in realtà al cinema e al teatro nazionali. Allora, proseguiamo. Sicuramente voi avete avuto modo di passare un po' sulla nostra pagina Facebook di Portici in Teatro, avete visto insomma il nostro bando, quella che è l'idea, il concetto di Portici in Teatro. Portici in Teatro per Antonio Allocca è una manifestazione che nasce da un gruppo di giovani. Un gruppo di giovani che ha una grande passione per il teatro, vive per il teatro, alcuni, tra cui il sottoscritto, fa teatro amatoriale con grande piacere. E il nostro intento è quello di avvicinare i giovani e in generale tutte quelle che sono le persone che magari vedono il teatro come qualcosa di astratto, insomma qualcosa di lontano, no? Cerchiamo di in qualche modo di avvicinarli. Infatti quest'anno insomma abbiamo proposto anche diverse novità rispetto alla scorsa edizione, tra cui il premio social, di cui sicuramente avremo modo di parlare. Andiamo avanti con la serata, e questo è un primo momento dedicato alle compagnie presenti. Abbiamo numeri, non per vantarci, però sono dati oggettivi, si tratta del premio dedicato al teatro amatoriale con la più ampia partecipazione d'Italia. Questo è merito nostro, che abbiamo fatto una bella pubblicità, ma è soprattutto è merito vostro che avete creduto nel nostro progetto, e di questo, a nome di tutta l'organizzazione, io vi ringrazio personalmente. Quindi abbiamo dedicato un momento alle compagnie, a tutti coloro che si sono iscritti al nostro premio, anche i monologhisti ovviamente, e quindi prego la nostra regia di mandare questo video che insomma spero vi piacerà. Thank you.
citando i numeri del video, peraltro montato dai ragazzi di Hangover Entertainment, che ringrazio personalmente, 80 lavori presentati, 15 regioni coinvolte, possiamo dire chiaramente che il teatro in questo caso unisce differenti zone d'Italia, e noi insomma abbiamo visto anche la vostra grande partecipazione sui social, in particolare sulla nostra pagina Facebook, e quindi da questo punto di vista personalmente sono contento, perché immaginiamo di essere riusciti nell'intento di creare un punto di confronto, anche grazie all'introduzione di questo premio social, dove avete potuto, ecco, vedere anche in un piccolo minutaggio i video delle varie compagnie. Questa credo sia stata un'ottima occasione per conoscervi e farsi conoscere. Allora, passiamo alla presentazione dei nostri giurati, coloro che insomma hanno visionato i video e si sono espressi poi nell'assegnazione delle nomination e dei vincitori. Io inizierei a chiamare sul palco in scena Ileana Bonadies, che è la nostra prima giurata. Ileana Bonadies, vicepresidente della testata giornalistica Quarta Parete, giornalista, membro dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro, e soprattutto Ileana è anche responsabile di un'iniziativa molto particolare, che è il Teatro Cerca Casa, di cui sicuramente dopo ci elencherai qualche dettaglio, che è un'iniziativa molto bella. Passiamo con colui che è uno, insomma, assieme ad altri grandi del cinema e del teatro italiano, nel novero di quelli che sono nell'Olimpo di coloro che hanno vinto il prestigioso David di Donatello. E allora chiamo sul palco Ernesto Maillet. Come avete potuto leggere, ovviamente la nostra giuria è costituita da tre personaggi, Ileana Bonadies, Ernesto Maillet e c'è Giovanni Allocca. Giovanni Allocca però insomma al momento non è presente, ci ha mandato un video da cui insomma capirete, ecco, la motivazione della sua temporanea assenza. Prego la regia. Cari amici di Portici in Teatro, buonasera, so che siete numerosissimi al MAV di Ercolano, ci manco solo io, sto a Capua, sto facendo di tutto per far cominciare lo spettacolo in tempo preciso, puntuale. Ho detto anche ai miei colleghi, non acchiappate applauso fuori mano perché sennò struppea. Io prima di mezzanotte vi prometto che sono da voi per consegnare l'ultimo premio. Grazie di essere intervenuti, un bacio a Ileana, un abbraccio a Ernesto, un bacio a Paratroppa, un caro saluto anche a Giorgio e mi raccomando, io con Macenerentola prima di mezzanotte sto da voi. A roba la mangiare, no? Cioè, se no che venga a fa. Bene, grazie, vi abbraccio forte, aspettatemi. Ecco, mentre aspettiamo Giovanni che ci raggiungerà più tardi, avete potuto notare insomma dei banner qui presenti. Si tratta di Portici in Teatro, di Porto in TV e Professione Teatro. Cosa sono? Si tratta di due rubriche teatrali. Portici in Teatro, di Porto in TV è una rubrica dedicata al teatro amatoriale, Professione Teatro al teatro professionistico. Si tratta di due rubriche che noi, insomma, grazie alla collaborazione dell'emittente Edoardo, di cui è presente il direttore di rete, peraltro in sala, che ringrazio, abbiamo avuto questo spazio a disposizione grazie al quale possiamo offrire, e sottolineo gratuitamente, uno spazio, ecco, per far conoscere la propria compagnia, il proprio impegno magari per i giovani, per il teatro in generale, insomma, o un particolare aspetto trattato in un lavoro teatrale. Quindi segnatevi queste cose, perché sulla nostra pagina Facebook Portici in Teatro ci sono tutti i nostri contatti, potete contattarci, ovviamente compagnie, insomma, campane, riusciamo ad organizzarci con quella che è, insomma, la telecamera e quant'altro, ma abbiamo delle possibilità anche di ascoltare quelli che sono i pensieri di compagnie anche fuori dalla Campania. Quindi Portici in Teatro, la nostra pagina Facebook, per avere il vostro servizio gratuito, e questo insomma lo facciamo sempre mossi dalla nostra grande passione per il teatro. Ora c'è un momento particolare, perché Portici in Teatro è un progetto che ha suscitato grande fascino, grande successo, fortunatamente, non solo in voi compagnie, attori e monologhisti partecipanti, ma anche in coloro che magari sono venuti a conoscenza così della nostra manifestazione, di quello che è il nostro progetto. Abbiamo avuto tantissimi in bocca al lupo. E voi alcuni li avete visti sicuramente sulla pagina Facebook, perché poi vi abbiamo bombardati, insomma, di questo un po', sai, ci scusiamo, però comunque è ora di vedere questo video particolare con gli in bocca al lupo di tutti i personaggi. Il teatro va sostenuto anche quello amatoriale, anzi di più,
perché il teatro amatoriale è quello fatto dalle persone che la sera invece di stare con la famiglia vanno a fare le prove. Portici in teatro, mi raccomando. Volevo fare proprio in bocca al lupo al premio Portici in teatro. Insomma, un abbraccio e fate cose buone da parte di Dan Castiglione e divertitevi e spaccate tutto. Ciao! Un grande in bocca al lupo a voi, Portici in teatro. Tanta merda si dice in teatro, tanta merda. Baci, ciao! Portici in teatro. No, stiamo a San Giovanni. Portici in teatro. Sì, ma siamo a San Giovanni. No, dico Portici in teatro, dobbiamo fare un in bocca al lupo a Portici in teatro. Ah, è vero, in bocca al lupo è un saluto da Adriano Pantaleo. Però non facete mangiare il lupo, perché il lupo fondamentalmente, un lupo è buono, capito? È Francesco Di Leva. Viva il teatro vivo. Viva il teatro. Grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi di Portici in teatro, Grande iniziativa, mi raccomando, amate il teatro perché il teatro è una cosa importante. Un bacione, un in bocca al lupo a Portici Teatro. Ciao, mi raccomando, non mollate mai, viva il teatro, viva, e viva Portici. Ciao. Posso veramente fare gli in bocca al lupo ai miei amici di Portici in Teatro. Tra l'altro io abito a San Giorgio, noi in teatro c'è la casa, però Portici è nel mio cuore, siamo vicini di casa. Ragazzi, in bocca al lupo, voi fatemi sapere quando fate il Portici in teatro, che venga a Portici a dover. Voglio bene, in bocca al lupo. Bocca al lupo, un premio a un grande attore, un grande caratterista, viva i caratteristi italiani, non li dobbiamo dimenticare. Ciao, Peppe Cantone. Non potevo mancare all'invito fattomi dal mio grande amico Giovanni Allocca, figlio del grande Antonio Allocca, del quale conservo un ricordo affettuosissimo e simpaticissimo. Quindi sono anch'io qui a farvi gli in bocca al lupo, un in bocca al lupo grandissimo, fortissimo per questa manifestazione Portici in teatro, manifestazione internazionale. Quindi un augurio a tutte le compagnie che vi parteciperanno, un grande in bocca al lupo, un saluto a tutti voi e alla cittadina di Portici, della quale conservo un bellissimo ricordo, perché non solo è la città dove è nata mia moglie, ma ci ho vissuto per ben 10 anni. I giovanni dicono un po', niente, e vanno fatta lì la lavori. Teatro è una grandissima passione, per cui sosteniamo i giovani che ci credono. Portici in teatro? Sosteniamo i giovani di Portici in teatro. E viva la passione del teatro nel cinema. Il teatro è bello. Mi fa paura che per tutta la sua carriera ha fatto il pugile, ma adesso sta facendo l'attore proprio di cinema e teatro. Quindi io mi sto sentendo realizzato anche in questo settore. Il teatro è vita, il teatro ti fa esprimere quello che hai dentro. Quindi questa vostra assegna io la sostengo e mi raccomando, invogliate tante persone a fare corsi in teatro. Ciao ragazzi. E allora, che dire, vi faccio un grande in bocca al lupo e portateci al teatro facendoci vedere belle cose. Mi raccomando, sempre. Good luck, Portico in Tiago. My first attempt of Italian. Amici di Portici in Teatro, un saluto, so di questa bellissima iniziativa, ricordo di Antonio Allocca, vi abbraccio forte e magari ecco anche a trovarci. Viva Portici in Teatro, viva il teatro, viva i Portici in Teatro, ciao! Un saluto particolare a Portici in Teatro, a tutti i ragazzi che fanno teatro, a tutti i ragazzi che intraprendono la strada artistica. Non vi arrendete, sarà una strada difficile, piena di difficoltà, però è una strada che vi darà tante soddisfazioni. Bocca al lupo da me, da Sergio Assisi, bocca al lupo, forza ragazzi, salutare a tutti gli amici che partecipano a questo bellissimo, importantissimo premio del grande Antonio Allocca, Portici in Teatro, quindi vi saluto con un immenso affetto, ma soprattutto voglio anche salutare Giovanni, il figlio di Antonio, un attore straordinario. A presto, ciao ragazzi! I'm a fireball. Tutti questi messaggi sono stati per noi davvero molto importanti perché ci hanno fatto capire che dobbiamo proseguire su questa strada.
Forse la nostra missione è un tantino complicata, però noi perseveriamo e speriamo che possa andare sempre bene come è andata anche quest'anno. Allora, entriamo nel vivo della competizione perché, come saprete, ci sono diversi premi in ballo questa sera. Alcuni li avete visti sul bando, altri li abbiamo lanciati sulla nostra pagina Facebook. E il primo, nel particolare, è il premio social. Che cos'è il premio social? Sicuramente tutti presenti in sala l'avranno, insomma, lo conosceranno, perché è il premio che noi abbiamo postato, tra virgolette, sulla nostra pagina Facebook, mettendo tutti i video, un minutaggio di 5 minuti delle varie compagnie partecipanti, due per i monologhisti, e voi, insomma, vi siete avete votato, insomma, il vostro video preferito. Oggi decretiamo il vincitore del premio social nella categoria monologo e nella categoria spettacolo. Allora, il premio social per il miglior monologo, anche se, insomma, la faccio a breve perché i dati erano visibili a tutti, sempre nel pieno della trasparenza, il premio per il premio social monologo va a Paolo Nicolella. E io invito a salire qui sul palco Paolo Nicolella, che peraltro ha fatto registrare dei numeri record da monologhista, perché ha superato diverse compagnie a livello numerico. Paolo Nicolella è presente, eccolo qui che sta arrivando, il monologo della signora Vanna. Paolo Nicolella. Colgo l'occasione anche per presentarvi, salve Paolo, colgo l'occasione per presentarvi la valletta, però io, chiamarla valletta è riduttivo, perché restando sempre nell'ottica del nostro modo di pensare, abbiamo scelto una ragazza che fosse esteticamente molto valida, una bellissima ragazza, che però è anche un'attrice di teatro. Quindi, signori, Sveva, ecco la nostra Sveva, che consegna il premio social a Paolo Nicolella. Io ne approfitto, ecco, per, non so se tu vuoi dire qualcosa al riguardo. Io vorrei ringraziare ovviamente tutti quelli che mi hanno votato, che hanno avuto un po' di fiducia in me. Vorrei ringraziare però soprattutto e soprattutto la mia amica, sorella, mentore, che è Anna Marra, che ha fatto tutto, ha organizzato tutto per me per questo traguardo. Grazie Anna. Perfetto, grazie mille. Allora, proseguiamo con quello che, mentre Paolo si accomoda in sala, proseguiamo con quella che è la premiazione per il premio social del miglior spettacolo. Il premio social spettacolo va alla compagnia Colpi di Scena con lo spettacolo Liolà. Non so se sono presenti in sala, perché peraltro è una di quelle compagnie che, insomma, se non sbaglio è pugliese. Quindi una di quelle rappresentanze fuori dalla Campania. Vedo che si sta avvicinando, quindi mi fa molto piacere la vostra presenza qui in sala. Compagnia Colpi di Scena con Liolà. Allora, Sveva, che consegnerà il premio. Ecco. Complimenti a tutte le compagnie partecipanti e vorrei ringraziare coloro che ci hanno votato, coloro che hanno creduto in questo spettacolo. Niente di che, grazie a tutti. Peraltro la compagnia Colpi di Scena, grazie, la compagnia Colpi di Scena si è distinta per davvero un numero alto di voti ricevuti, sopra i 300, poi domani noi pubblicheremo sulla pagina tutti quelli che sono i voti registrati, abbiamo avuto più di 2500 voti, quindi questo è un dato credo da sottolineare, un grazie a tutti. Entriamo però ora nel vivo di quelli che sono i premi che sono stati, insomma, assegnati dalla nostra giuria, quindi la giuria tecnica e dalla giuria della critica televisiva. Sto parlando, in questo caso, del premio monologo della critica. Il premio monologo della critica, e quindi inviterei Sveva a venire sul palco, è un premio che è stato, insomma, attribuito come da bando a un monologhista individuato dalla redazione dell'emittente che collabora con noi e di alcune testate giornalistiche. E quindi questo è il primo momento di suspense della serata, perché in realtà questo è un premio che voi, insomma, non conoscete chi abbia potuto vincerlo.
Allora, il premio miglior monologo per la critica televisiva va a Renato Donati con La casualità. Renato Donati, perfetto, che tra l'altro è presente. Io, prima di darti la parola e consegnarti la pergamena, vorrei leggere anche la motivazione che ha spinto poi la critica a consegnarti questo premio. Interpretazione sicura e precisa per i tempi utilizzati. Catalizza con un corretto uso della voce l'attenzione dell'ascoltatore, risultando ideale per un approccio televisivo. Io ti consegno la pergamena. Ne approfitto per chiederti se hai qualcosa da dire, se ti aspettavi magari questo premio. Allora, no, devo dire che sono molto emozionato, sono contentissimo ovviamente, vi ringrazio per il lavoro che state facendo, soprattutto perché è rivolto a tutte le compagnie amatoriali e questo vi fa onore. Volevo dedicare questo premio alla mia compagna che mi ha accompagnato in questa avventura e che è stata quella che mi ha fatto anche un po' da regista, quindi un ringraziamento particolare. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Restando sempre in tema, nella stessa categoria, quella del monologo, ora passiamo a quello che i nostri giurati hanno decretato essere il miglior monologo per la nostra giuria qui presente. E in questo caso però abbiamo creato, come per la scorsa edizione, un qualcosa di particolare, perché il nostro premio, l'altra caratteristica di Portici in Teatro, è una sorta di interattività che abbiamo voluto creare con voi, sia, ripeto, grazie ai video pubblicati in rete, ma anche, ecco, in questa serata di premiazione avrete modo di vedere direttamente l'attore che è stato nominato. Non so manco spagnolo! So amici. So morte fama come a te, come a me. Ma questa non è la vita che volevo, lettore. Questa non è la vita che sognavo. Questa non è la vita che avrei dovuto vivere! Sono stufo. Insoddisfatto di tutto. Sono un fallimento totale come persona, cazzo! Due carogne che hanno paura di dire la verità! Due schifosi che preferiscono la bugia, la minaccia, l'ipocrisia, il ricatto! Questo era il primo video, ce ne saranno molti altri simili per le altre categorie, quindi io a questo punto inviterei tutti coloro che si sono riconosciuti e hanno visto il proprio nominativo comparire nel video ad avvicinarsi e a salire sul palco. Questa è un'operazione che poi per i successivi video vi invito a fare preventivamente, insomma appena vi riconoscete salite sul palco in modo tale che velocizziamo anche i tempi della serata. Per quanto riguarda la categoria miglior monologo, vince Lello Cozzolino. E inviterei la nostra giurata Eliana Bonadies a leggere la motivazione che ha portato ad attribuire questo premio a Lello Cozzolino. Per essere riuscito con le sole espressioni del volto a rendere con credibile veridicità le molteplici tensioni che attraversavano il personaggio interpretato, pur nel difficile ruolo del monologante, per aver dato tangibile prova dell'assunto per il quale recitare vuol dire innanzitutto scavarsi dentro, cercando nelle emozioni interiori e impalpabili le motivazioni e gli strumenti per rendere gli stati d'animo, il carattere e la personalità che il ruolo da ricoprire richiede, lasciando che la mimica arrivi di conseguenza e non il contrario. Sono molto emozionato e sono contento pure. Perché io ho visto gli altri monologhi, sono tutti molto bravi, bravissimi, veramente. Io veramente sono emozionato e posso dire solamente viva il teatro. Grazie. Perfetto. Allora, intanto la nostra Sveva darà la pergamena con la nomination a Onofro Iastro, Elena Erardi
In realtà Alessandro Martorelli, come possiamo vedere, non è potuto essere presente, ma come per lui e per gli altri, insomma, che non sono presenti, nominati, la invieremo via posta. Allora, prego i nostri nominati, il nostro vincitore, di accomodarsi di nuovo in sala. E colgo l'occasione per ricordarvi di una data particolare, il 25 novembre, che era la giornata, insomma, di ieri, è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che qualcuno canta. Sì, è una radio, musica leggera. Amore, cielo, stelle, cuore, dolore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena. Come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra. Con le mani tiene le mie forte, girandole all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Prendo coscienza delle cose con incredibile lentezza. Addio, che confusione! Come sono salita su questo camioncino? Ho alzato le gambe io, una dopo l'altra, dietro la loro spinta, o mi hanno caricata loro sollevandomi di peso? Non lo so. È il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare. Il dolore alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Perché me la torcono tanto? Io non mi muovo, non tento nessun movimento, sono come congelata. Ora quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo e mi tiene tra le sue gambe, fortemente, dal di dietro. Perché mi stringono tanto? Io non mi muovo, non urlo, sono senza voce. Non capisco quello che mi sta capitando. La radio suona, neanche tanto forte. Perché la musica? Perché la abbassano? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri tre. Li guardo. Non c'è molta luce, né gran spazio. Forse è per questo che mi tengono semidistesa. Li sento calmi, sicurissimi. Che fanno? Si stanno accendendo una sigaretta. Fumano. Adesso. Perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualche cosa, lo sento. Respiro a fondo. Due, tre volte. No, non mi snebbio. Ho solo paura. Ho il cuore che mi esce. Ora uno si avvicina. Un altro si accuccia alla mia destra. L'altro alla mia sinistra. Vedo il rosso delle sigarette. Stanno aspirando profondamente. Sono vicinissimi. Sì, sta per succedere qualche cosa, lo sento. Quello che mi tiene da dietro ha teso tutti i muscoli. Li sento intorno al mio corpo. Non ha aumentato la stretta, ha solo teso i muscoli. Come ad essere pronto a tenermi più fermo. Il primo che si era mosso mi smette tra le gambe, in ginocchio, divaricandomele. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro. Perché subito i suoi piedi si mettono sopra i miei a bloccarmi. Io ho sui pantaloni, perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento così a disagio, è peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distraggo qualche cosa che subito non individuo. Un calore, prima tenue, poi più forte, fino a diventare insopportabile sul seno sinistro. Una punta di bruciore, le sigarette sopra il golfo fino ad arrivare alla pelle. Scopro a pensare cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né a piangere né a gridare. Mi sento come proiettata fuori, costretta a guardare qualche cosa di orribile. Quello accucciato alla mia destra accende le sigarette, fa due tiri, poi li passa a quello che mi sta tra le gambe. Si consumano presto. Il puzzo della lana bruciata deve infastidire i quattro. Con una lametta mi tagliano il golfo, davanti per lungo. Mi tagliano anche il reggiseno, mi tagliano anche la pelle in superficie. Ora quello che mi sta tra le gambe, in ginocchio, mi prende i seni a piene mani, le sento gelide sopra le bruciature. Ora mi aprono la cerniera di pantaloni, tutti si danno da fare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando. Sento che si struscia contro la mia schiena. Ora quello che mi sta tra le gambe mi entra dentro, mi viene da vomitare. Devo stare calma,
Calma, mi attacco ai rumori della città. Muoviti, puttana, fammi godere. Mi concentro sulle parole delle canzoni. Non voglio uscire da questa confusione che ho. Non voglio capire. Non capisco nessuna parola. Non conosco nessuna lingua. Altra sigaretta. Muoviti, puttana, fammi godere. Sono di pietra. È il turno del secondo. I tuoi colpi sono ancora più decisi. Sento un gran male. Muoviti, puttana, fammi godere. La lametta che è servita per tagliarmi il golfo mi passa più volte sulla faccia. Non sento se mi taglia o no. Muoviti, puttana, fammi godere. È il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro delle bestie schifose. Sto morendo! Riesco a dire, sono ammalata di cuore! Ci credono, non ci credono, si litigano, facciamola scendere, no, sì, vuole un ceffone tra di loro. Mi schiacciano un'altra sigaretta qui, sul collo, tanto da spegnerla. Ecco io lì, credo di essere finalmente svenuto. Poi sento che mi muovono, quello che mi teneva da dietro mi riveste con movimenti precisi. Mi riveste lui, io servo a poco. Si lamenta perché l'unico che non abbia fatto lavoro, l'unico che non si sia aperto i pantaloni. Ma sento la sua fretta, la sua paura. Non sa come metterla con il golfo tagliato. Mi infilano i due lembi nei pantaloni. Il camioncino si ferma. Il tempo di farmi scendere se ne va. Con la mano destra tengo il golfo chiuso sui seni scoperti. È quasi scuro. Dove sono? Al parco. Mi sento male, nel senso che mi sento di svenire, non solo per il dolore fisico di tutto il corpo, ma per la rabbia, lo schifo, l'umiliazione, per le mille sputate che ho avuto nel cervello, per lo sperma che mi sento colare. Appoggio la testa ad un albero, mi fanno male anche i capelli, me li tiravano per tenermi ferma la testa. Passo la mano sulla faccia, è sporca di sangue. Alzo il collo della giacca, non so dove sbattere, non so dove andare. Appoggio. Cammino. Non so dove andare. Senza accorgermi mi trovo davanti alla questura. Sto appoggiata al muro del palazzo di fronte. Guardo quel portone. Vedo gente che va e viene, poliziotti in borghese, poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora. Sento le loro domande, vedo le loro facce, i loro mezzi sorrisi. Penso e ci penso, poi decido. Torno a casa. Torno a casa. Li denuncerò domani. Piano. Ripeto, Fortuna del piano. In Lo stupro di Franca Rame. Grazie Fortuna. Grazie. Permettetemi questa piccola considerazione. Quando ero più piccolo, i miei genitori mi dicevano sempre che una donna non va toccata neanche con una rosa. Allora io dico che chi fa un gesto di violenza contro una donna è una merda. Scusate dell'espressione forte. Avete visto il nostro bando più volte, ci sono vari premi assegnati dalla nostra giuria che riguardano le compagnie teatrali. Abbiamo consegnato quello che è il premio del miglior monologo, quindi abbiamo esaurito la categoria dei monologhisti. Per quanto riguarda le compagnie teatrali abbiamo diversi premi che sono quelli di miglior allestimento scenico, miglior attore e attrice non protagonista, miglior attore e attrice protagonista, miglior regia e miglior spettacolo. Poi, vabbè, ci sarà anche il premio della critica e in attesa di Giovanni per la consegna del premio speciale Antonio Allocca. Andiamo quindi a vedere quelle che sono le nomination per il miglior allestimento scenico. Thank you.
il premio per il miglior allestimento scenico va a L'anatra all'arancia. L'anatra all'arancia. Ecco qui, quindi pregherei la nostra giurata Ileana Bonadies di leggere la motivazione di questo premio. Per essere gradevole e coerente sfondo di una commedia che fa dell'ironia la sua cifra caratterizzante, qui ben resa dai colori accesi e da un'attenta cura dei dettagli in ciascuno degli essenziali eppure efficaci elementi scenici adottati. Grazie, ringrazio la giuria e ringrazio anche i nostri tecnici che hanno poi realizzato il nostro progetto. L'idea nasce dal nostro regista e da me, che sono anche oltre attore scenografo della compagnia, e poi ringrazio la No Problem SAS che ha messo poi in pratica, cioè ha costruito la nostra scenografia. Allora, ricordiamo peraltro che voi siete una compagnia che viene dalla Sicilia, se non erro, quindi avete fatto anche un bel viaggetto. Allora, grazie a tutti i nominati di questa categoria. È l'ora di una piccola deviazione dal corso naturale della nostra premiazione, ed è quella di una menzione speciale. Una menzione speciale che è stata individuata dai nostri giurati e che è stata consegnata allo spettacolo Berretto, al Berretto a Sonagli. Pregherei la nostra giurata Ileana Bonadies di leggere la motivazione che ha portato a questa menzione speciale e di non so se è presente in sala un responsabile della compagnia. Credo di no. Allora, Ileana. Sì, leggiamo la motivazione. Per la cura non usuale riservata ai costumi che conferiscono eleganza alla messiscena, mettendo in risalto l'attenzione per i dettagli, per la scelta cromatica che distingue l'allestimento con stile, conferendogli un valore aggiunto encomiabile, per la resa estetica complessiva che con ottimi risultati declina il concetto impalpabile quanto incisivo di bellezza. Perfetto. Allora, io vorrei cogliere l'occasione per parlare un po' di quello che ti riguarda da vicino. Tu... perfetto, allora ha sentito, come diceva la nostra giurata, la motivazione e ha deciso di ritirarla. No, veramente mi stai sbracciando un po', tu sei... No, in realtà, no, io insomma non vi vedo da qui perché i fari sono veramente molto... Però insomma, la prossima volta prego tutti coloro che si vedono nel video della nomination, non l'ho visto in realtà, insomma, andiamo avanti. L'importante è che ha ricevuto la menzione speciale. Allora, ritorniamo a noi. Tu insomma vivi per il teatro, lavori a teatro, possiamo dirlo, nel senso che sei comunque una critica teatrale, fai parte insomma dell'Associazione Nazionale di Critici Teatrali, peraltro hai una testata giornalistica, vice direttore di Quarta Parete, e poi c'è questa cosa di Teatro Cerca Casa. Allora, innanzitutto vorrei chiederti, il critico teatrale, che è questa figura un po' scomoda, no? Magari viene visto con un po' di timore dalle compagnie, dagli attori. Cosa fa principalmente un critico teatrale? Cosa vede? Qual è il suo modo di vedere le cose? Questa è difficile come domanda. No, in realtà il critico teatrale forse dalla sua parte soltanto il fatto che vede moltissimi spettacoli, vede molto teatro e quindi poi ha questa, come dire, si pone in ascolto di quello che vede. In ascolto in che senso? Che cerca di interpretare quello che ha visto e dargli una lettura. È la terza fase del lavoro teatrale, c'è quello della scrittura, c'è quello della messa in scena e poi c'è il lavoro del critico, e quello del racconto, raccontare uno spettacolo teatrale, quindi sicuramente non siamo dei giudici nel senso che diamo dei voti o che puniscono o che premiano uno spettacolo, cerchiamo di leggerlo, di interpretarlo per la terza fase e così sperando di poter anche dare un contributo stesso agli attori oppure anche al pubblico. Siamo un tramite, nulla di più. L'altra cosa importante è Quarta Parete. Quarta Parete è una testata... Quarta Parete è una testata giornalistica che si occupa di comunicazione teatrale e quindi raccoglie dalle recensioni ai bandi, alle interviste, alle...
Sarebbe quella la quarta parete che noi cerchiamo di sfondare ogni volta, di rompere il muro che divide chi è in platea da chi invece è sul palco, la più difficile ovviamente. Quali sono i vostri riferimenti per quanto riguarda Quarta Parete nello specifico? Quarta Parete è una testata online con redazioni sia a Roma che in Umbria, oltre naturalmente a Napoli dove siamo nati, e quindi il nostro pubblico di lettori è un pubblico ampio, di appassionati sicuramente di teatro, ma anche di chi appunto vuole una guida per scegliere cosa andare a vedere, e così si rivolge ad una testata specifica. L'ultima cosa che volevo chiederti riguardava invece il Teatro Cerca Casa. Il Teatro Cerca Casa, che insomma tu sicuramente ne parlerai in maniera più dettagliata, è un'iniziativa alla quale io ho partecipato fortunatamente proprio un paio di settimane fa, dove ho assistito a un bellissimo lavoro di Mario Gelardi, ed è un modo di proporre il teatro professionistico in alcuni salotti, in alcune abitazioni. La rassegna è nata 4 anni fa per la direzione artistica di Maglio Santanelli e si propone di far vivere l'esperienza del teatro da un altro punto di vista, in maniera più ravvicinata, abbattendo appunto la quarta parete, perché in quel caso attori e spettatori sono vicinissimi, entrambi protagonisti, naturalmente, perché nel momento in cui l'attore ha un pubblico a pochi centimetri da lui, sì, naturalmente subisce ancora di più le influenze che arrivano dallo spettatore, per cui lo spettatore con qualsiasi movimento o reazione influenza anche poi l'interpretazione. È una rassegna di teatro a tutti gli effetti, con un cartellone teatrale che quest'anno è composto da 19 titoli, attori sì professionisti che quindi vanno in scena anche nei teatri, e che però accettano la sfida della rassegna, che nasce con l'intervento di portare il pubblico al teatro, quindi non sottrarre pubblico al teatro ma portarlo, però facendo riappassionare a questa forma d'arte in questo modo più intimo, più conviviale, diverso. Peraltro dopo c'è anche al termine dello spettacolo un confronto diretto con il regista e gli attori. Sì, è un momento a cui noi teniamo molto, il confronto diretto appunto con gli autori, l'attore, il regista, in modo da poter sviscerare quello che è andato appunto in scena. Perfetto, quindi Quarta Parete, il Teatro Cerca Casa, li potete trovare sia su, insomma, da una brevissima ricerca su Google, ma anche hanno delle pagine Facebook peraltro molto attive, in particolare il Teatro Cerca Casa. Proseguiamo con la nostra serata di premiazione, è l'ora di passare alla categoria di miglior attrice non protagonista. Sì, qualche volta, quando stiamo solo io e essa, l'avesse trattato con un po' di più gentilezza. L'avesse servito e rivoluto come solo io saccio fa. Invece ha voluto fare padrona. E oggi mora! Senza badare a ciò che fanno gli altri, attorno a te, vengo io. E qua, su questo tavolinetto che ti sta davanti, ti colloco, che so, un paio di scarpe della cuoca. Vieni via! Mi via! Ma so io, mi sono mai sposata! Ma come faccio a andare via? Ma che sta qui? Davanti o tenevo? Me lo ricordo bene quello! Ma non soltanto per i dolori che sento in tutto il corpo, per lo schifo, per l'umiliazione, per le mille sputate che ho ricevuto nel cervello. Quello che voglio io. Vince il premio la migliore attrice non protagonista, Angela Cicala. La nostra Elena Bonadies legge
Allora, per essere riuscita a comunicare con naturalezza ed immediatezza la devastazione interiore del personaggio interpretato, riesce altresì nell'intento di rafforzare la difficile tematica cardine e filo conduttore dell'intero spettacolo, non finendo mai nella scontatezza e nella banalità, emozionandosi ed emozionando il pubblico che la osserva. Grazie davvero. La motivazione è splendida, perché il nostro intento era quello di parlare delle donne e della violenza sulle donne in maniera non scontata, in maniera un tantino più complessa e, perché no, anche un po' poetica. E quindi era facile e pericoloso, no? Prendere degli inciampi durante la narrazione, e quindi siamo contenti che parlare delle donne non è risultato poi una cosa così ovvia, così molto di moda. È bello notare dalle sue parole che ha utilizzato, ecco, il noi, quindi l'ha dedicato in realtà alla sua compagnia, anche questo premio. Decisamente sì, perché io il testo che ho scritto, la sceneggiatura che ho scritto è una sceneggiatura che chiaramente poi ho donato alla compagnia Teatro Aperto, e insieme l'abbiamo messo su e l'abbiamo studiato in ogni dettaglio, così spinti da questa grande passione, da questa grande voglia di fare un teatro civile, cioè un teatro che racconti la realtà e provi a interpretarla in qualche modo. Grazie. Grazie a te. Subito dopo c'è il premio per il miglior attore non protagonista. Sara, saluta, vieni qua! Vieni qua che ti faccio vivere una bella goccia di vino, e al così un te puzza più, a bocca e latte, sei nel film. Vado, la bruvino mi fece cazzo. L'unica cosa però è quando tu vai a Paroc, no? A Ramo Rubinet, ti ha cercato e voglio gli schizzi. Sei troppo sick. Boh, voleva essere una battuta, non legata. Oh, sai che mistero! Di lui mi immagino! Del bel giovane innamorato! È da qui una settimana che girano tutti quanti i nostri discorsi. E se non parli di lui, ti viene la pelle! Un peticadoro. Ma tu. E fatto l'uomo! Come faceva a sapere se non mondi di. Se non mondi di. Se non mondi di. Vediamo avvicinarsi i nominati. Io peraltro colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti qui, soprattutto insomma le compagnie, gli attori che sono arrivati da regioni un po' più lontane, no? Non solo dalla nostra Campania, ma anche addirittura abbiamo avuto delle partecipazioni dalla Sicilia, dalla Liguria, quindi questo ci fa veramente molto piacere. Andiamo a decretare il vincitore del premio miglior attore non protagonista, che va a Daniele Ponziani. La motivazione? Senza mai eccedere nel gioco dell'intravestì che nel Settecento e nell'Ottocento ha trovato punto di forza nell'opera lirica e teatrale, l'attore ne ha tratto i giusti benefici, mettendo a servizio dello spettacolo e dello spettatore un bozzetto delicato mai volgare e di assoluta efficacia. Grazie a coloro che hanno comunque mi hanno votato e quindi hanno premiato un po' il lavoro. Io vorrei dividere questo mio premio con tutta quanta la mia compagnia, perché chi fa teatro con noi, come noi, a livello amatoriale, quindi è sempre comunque un gioco di squadra, e quindi se io sono arrivato a vincere questo premio lo devo soprattutto alle persone che stanno sia con me sul palco ma anche dietro le quinte, perché magari spesso ci dimentichiamo del gran lavoro che fanno le persone che stanno dietro le quinte. Poi una dedica speciale la vorrei dedicare a mio padre,
che il 9 dicembre sono 2 anni che mi guarda dall'assù e è sempre stato il mio primo tifoso. Grazie, grazie. Mi collego alle parole di Daniele Ponziani per parlare proprio di quelle che sono le maestranze. Io ho avuto modo di andare con la nostra, la rubrica teatrale Professione Teatro, seguire alcuni spettacoli presso il NEST, Napoli Est Teatro, di San Giovanni a Teduccio, che è un teatro che peraltro è stato fondato da un gruppo di giovani artisti, attori, anche affermati, che però hanno deciso di aprire questo... No, affermati, certo, sì. Però insomma giovani attori che hanno deciso di aprire questo teatro. Praticamente stai parlando di professionisti affermatissimi, non sono nati ieri. Stavamo parlando appunto di Giuseppe Miale Di Mauro, che io ho il piacere e l'onore di avere fra i docenti della mia scuola. Quindi persone che conosco da tanti anni, attori con la A maiuscola, e hanno aperto questo spazio NEST che a San Giovanni, hanno avuto un coraggio da leoni in, un quartiere che praticamente sappiamo che cos'è San Giovanni. Loro hanno avuto il coraggio di aprire questo teatro perché la migliore arma è la cultura, signori miei, e loro hanno avuto questo coraggio. Io mi riferivo ovviamente al fatto che si trattasse principalmente di giovani, oltre che ovviamente di artisti affermati. E dicevo, per quanto riguarda le maestranze, ho parlato con diversi componenti della compagnia NEST e loro tengono particolarmente a quello che è l'aspetto della maestranza, perché molto spesso, come diceva Daniele Ponziani, ci si dimentica di quello che è il lavoro dietro le quinte, i tecnici, insomma tutti coloro che poi rendono possibile lo spettacolo che andiamo a vedere, che sia un teatro ecco, di 30 posti, 50 posti, di 1000 posti. Se non ci fosse la maestranza e quindi quest'arte, questo aspetto un po' di artigianale, tra virgolette, la manovalanza, non si avrebbero tutti quegli spettacoli belli che poi andiamo a vedere nei vari teatri d'Italia. Vorrei parlarvi di una cosa. Portici in Teatro è vicina a quelle che sono varie tematiche sociali e noi, la nostra campagna è stata vittima purtroppo di un tremendo alluvione che purtroppo ha spazzato via parecchie aziende nel Beneventano e grandi centri di cultura, come peraltro io cito il magnifico Teatro Wisball, che peraltro è un teatro, un piccolo teatro, come ho avuto modo di parlare prima con la nostra giurata Eleana, mi diceva essere un teatro molto piccolo, che era stato peraltro ristrutturato da poco e che a causa di questa catastrofe naturale ha visto vanificare quelli che erano stati tanti sforzi precedenti. Questa catastrofe naturale ha colpito un po' quella che è in generale l'economia principale, no? L'agricoltura e soprattutto le aziende vinicole del Beneventano. In realtà oggi doveva essere presente in sala il presidente dell'azienda vinicola Solopaca, che ha subito ingenti danni insomma, poco più di un mese fa. Non è qui presente, ora insomma sono in una fase davvero critica, ma ovviamente ringrazia la nostra manifestazione e questa opportunità. Ma noi in realtà come siamo giunti all'azienda vinicola Solopaca? Un po' per quello che è successo, ma perché i social oggigiorno, oltre a scrivere tante cose inutili, come spesso accade, servono anche a promuovere quelle che sono iniziative importanti. E noi quasi per caso ci siamo imbattuti in questa iniziativa che si chiama Sporche ma Buone. Ecco, il fango ha ricoperto quella che è la corazza esterna, ecco, di vetro, no? Della bottiglia, ma in realtà quello che c'è ancora dentro è ancora il frutto buono della terra da cui è nato, insomma, il vino. Quindi questa azienda che cosa ha fatto? Ha preso queste bottiglie di vino, sporche ma buone, le ha messe in vendita, in lotti su internet, un'iniziativa che sta avendo un grandissimo successo. Ma se si può fare qualcosa per sostenere, per aiutare coloro che hanno avuto un momento di difficoltà, ma che rappresentano comunque un'eccellenza della nostra terra e comunque un'eccellenza italiana, perché il vino, quando nomini la parola vino, in realtà parli un po' di tutta l'Italia, no? Siamo uniti anche da questo punto di vista. Quindi ecco, io vi invito, quando tornate a casa, insomma, uscite dal teatro, Sporche ma buone, è un hashtag,
ci metterete un secondo a trovarle, e se vi va, magari potete esprimere la vostra solidarietà attraverso un piccolo gesto all'azienda vinicola Solopaca. C'è un'altra menzione, una menzione particolare, che ecco, pregherei Leanna di leggere. È una menzione speciale, quindi esula da quelli che sono i premi, come abbiamo detto, dal bando. Allora, una menzione speciale riconosciuta come miglior attore a Giuliano Traversini per la credibile ed equilibrata interpretazione del signor prefetto, ruolo secondario dell'opera pirandelliana, eppure cameo di prestigio, così come riletto da Giuliano Traversini, che con spontanea maestria calca le scene restituendo valore al suo personaggio e di conseguenza alla validità generale della commedia, originale ed efficace rilettura di un testo non scontato, che ben racchiude e rappresenta la poetica dell'autore siciliano tra i maggiori drammaturghi del XX secolo. Giuliano Traversini, cosa volete che vi canti? È presente in sala un rappresentante? Lei è? Ah, ok, perfetto. Allora un rappresentante della compagnia che ritira la menzione. Perfetto, grazie. Ernesto, io ho sentito prima che tu nominavi la tua scuola, Vocazione Arte Vesuvio, dove peraltro insomma, mi sono recato proprio ultimamente in questi giorni, abbiamo fatto anche diversi video che voi presenti avete potuto vedere sulla nostra pagina Facebook. Vocazione Arte Vesuvio è una scuola di recitazione che è aperta sia insomma agli adulti, ma ha una particolare attenzione a quello che è il mondo giovanile e in particolare offre dei corsi di teatro ai bambini in diverse fasce d'età, insomma, quindi dai più piccini, dai 4 a salire. Ecco, Vocazione Arte Vesuvio, vorrei che tu magari... Sì, niente, la nostra scuola adesso ha il 4º anno di vita, siamo giovani ancora, e però quest'anno abbiamo avuto un notevole successo, si parla di noi, abbiamo circa 40 iscritti, è un successone, gli altri li ho dovuti rifiutare perché non c'entravano nell'aula, e quindi niente, abbiamo 3 corsi che vanno dai bambini dai 4 a 6 anni, poi dai 7 ai 12 anni e poi dai 14 anni in su praticamente. È aperta a tutti, non faccio selezioni, non faccio audizioni perché non credo negli esami, come dice Edoardo gli esami non finiscono mai, gli esami li ritengo una cosa inutile perché tu ti puoi preparare quella cosa bene bene bene, mi fai festa e poi non vai niente, oppure avere un momento di amnesia in quel momento e magari sei bravissimo e non ci riesci, per cui noi ci accorgiamo strada facendo se c'è del terreno fertile sul quale possiamo seminare e insieme cerchiamo di fare qualcosa di buono. Ho allievi da 4 anni che mi seguono e quindi niente, sono felice perché ho realizzato un sogno che era nel mio cassetto, insomma. Peraltro ricordiamo che ci sono, come dicevo prima, delle diverse fasce d'età, no? Sì. Diversi corsi dedicati a varie fasce d'età, perché tu mi dicevi proprio che voi tenete particolarmente a quella che è quello che è l'aspetto psicologico, no? Dei, sì, bambini, perché giustamente ci sono terapia, varie... Il teatro è terapia, per qualsiasi fascia di età il teatro è terapia, ho avuto persone e vengono persone adulte che certamente non sono venute perché aspirano a fare gli attori o le attrici, però erano in un momento particolare della loro vita, avevano bisogno di un aiuto esterno e ripeto, il teatro è terapia e sono felicissimi, hanno riconquistato quello che loro magari avevano perso, la timidezza, conversare con gli altri, stare, socializzare, ecco, noi socializziamo molto. Poi c'è questa cosa che queste varie età che fa molto socializzare, insomma, è molto integrativa la cosa, quindi noi questo... Il teatro fa bene a tutte le età. Poi ci sa chi lo vuole fare per professione e chi lo fa per passione, per curarsi, perché ripeto, è terapia.
Ernesto, io ti faccio una domanda. Qual è la cosa che più ti colpisce, magari quando vedi un bambino approcciarsi per la prima volta a teatro? Eh beh, innanzitutto dico che fortuna che hanno i genitori, perché oggi un ragazzo, un bambino che si affeziona al teatro, i genitori devono essere soltanto felici, perché comunque il teatro è sano, quindi è sicuro che non va per strada, fa una cosa che lo gratifica, fa una cosa che lo disinibisce e quindi si troverà meglio nella vita sicuramente. In realtà c'è un aspetto che vorrei... Ecco, vorrei parlarne anche con Ileana. Sì. Secondo voi manca fondamentalmente un'educazione alla base che riguardi il mondo teatrale? Perché molto spesso è difficile trovare dei genitori, oddio, ci sono molti genitori che portano i propri figli a teatro, ma è difficile che questa possa rappresentare una consuetudine. Innanzitutto è dovuto che la televisione ce la fa avere solo calcio, partite di calcio a tutte le ore, no? Io sono un tifoso del Napoli, stasera si coccorone, sapo il risultato, mi fa piacere se me lo dite, però sarebbe opportuno fare un poco di teatro. Io quando ero giovane, il venerdì, qualcuno che ha i capelli bianchi come i miei si ricorda che la televisione proponeva il teatro in prima serata in diretta. Quindi ho assistito alle migliori commedie ed era molto educativo e questo mi spronava. Infatti poi mamma prese l'abitudine che ci portava a teatro, ecco la mia passione per il teatro, insomma. Invece la televisione non fa nulla per il teatro, qualche commedia aspetti tre a notte, alle due di notte, insomma, e questo sarebbe un bel veicolo se la televisione promozionasse il teatro. Pensa che la rubrica di cinema, quella porcheria di rubrica di cinema che Marzulla fa, poverina, alle tre di notte, chi la vede? Qualche volta l'ho tentato di vederla, poi a mattina non mi posso solo, perché se fanno iniziare a mattina poi guardare a mattina. Però, per dirti, insomma, siamo un po' rovinati. Invece le partite di calcio a mezzogiorno, giocano pure a mezzogiorno, all'una, alle due, alle tre, o giovedì, o sabato, ma facciamo pure un po' di teatro. Assolutamente. Peraltro... aggiungo, c'è il mito che il teatro costi, quando poi semmai... Non è vero, soprattutto perché i teatri si stanno aprendo con tantissime promozioni proprio per dare la possibilità a tutti di assistere ad uno spettacolo e del resto non ci si limita a comprarsi un nuovo cellulare spendendo molto di più, quando invece si tratta di fare un abbonamento a teatro, ecco che subentrano delle difficoltà che però sono superabili, proprio perché assolutamente è da sfatare il mito che il teatro sia caro. Io tutti i bambini che ho a scuola, che quelli che vanno dai 6 anni in su, hanno tutti l'iPhone, tutti, e dico non vi faccio la cazziata perché comunque venite pure a scuola di teatro, perché sarebbe triste soltanto con l'iPhone. Il teatro veramente non costa nulla, insomma, stanno facendo delle promozioni a teatro, mo si va per gli stessi soldi del cinema, che poi il teatro è un fatto diretto. Se non vi piace il teatro, voi dovete fischiare a teatro, invece al cinema andiamo a vedere un film che è una schifezza e potremmo dire niente, c'è una scima, buono. Invece a teatro avete ancora la facoltà di fischiare, anzi è una bella abitudine che c'era prima, che mo non si fischia più. Incominciate a fischiare a teatro, perché c'è qualcosa da fischiare. Dopo questi bellissimi interventi dei nostri giurati, io sottolineerei un aspetto che sicuramente, Ernesto, tu condividerai con me, che riguarda l'emittente Edoardo che collabora con noi. Come dicevo prima, l'emittente Edoardo ci dà questo spazio in cui noi possiamo esprimere la nostra passione per il teatro con Portici in Teatro di Porto in TV e Professione Teatro, ed è l'unica emittente insomma, che ha un raggio d'azione in Campania e nelle regioni limitrofe, però è principalmente legata a quello che è il tema del teatro, della cultura e dell'arte in generale, e emittenti del genere, ovviamente, insomma, che possono vivere anche momenti di difficoltà dovuti alla mancanza di investimenti e di fondi, ma grazie alla passione innata e alle forze, insomma, personali che, insomma, il nostro direttore, ma anche molti altri membri utilizzano, riescono ad andare avanti a proporre cose nuove che riguardano il teatro e la cultura, e quindi questo credo meriti un applauso da parte sicuramente vostra. Sono gli unici, purtroppo è un fatto isolato, sono gli unici che trasmettono teatro,
Teleguardo, no? Sì, sì. Allora, andiamo avanti con la nostra serata. Dopo la menzione speciale che abbiamo consegnato per lo spettacolo Cosa volete che vi canti, è opportuno per me ricordare un episodio purtroppo spiacevole, perché purtroppo di recente è venuto a mancare un'attrice porticese che, insomma, una bellissima persona. Io onestamente non ho avuto il piacere di conoscerla insomma, devo dire che con chiunque ne abbia parlato mi hanno sempre detto che aveva una forza, una carica fortissima ed era un animale da palcoscenico. Quindi io farei un tributo a Pina Capuano. Pina Capuano da attrice ricopriva spesso ruoli da protagonista, quindi è il caso di lanciare la nostra, il nostro video per la migliore attrice protagonista. O marito da essere uomo, e non soltanto maschio, perché capisci a me pure tu c'è maschio. O marito sa da fare spettacolo. O marito. Ma chiamano marito vostro. Non la rete fa lo spettacolo. Ma tu te lo ricordi in vita come facesti la casina rossa di Torre del Greco? E beh? Io me lo ricordo meglio di te. Facevamo l'amore da 5 mesi e tu quella sera mi dicesti: così ti devo parlare. Vecchio vizioso, un'altra mattina che ti ritiri a questura, io ti prendo pezzolo pezzolo, ti metto fuori al balcone e tanto ti vengo a prendere quando ti ho trovato tissico tissico. Cavallo sotto sforzo di gran carretti si scavazza nei carretti. E allora firri raccogliete e butta le buagne di cavallo attorno alla cattedrale, oh! Ma solamente quelle cacate di fresco. No, scusate, vorreste dire che non è stata una fortuna per Mita? Lasciamo andare, brava ragazza, Mita non lo nego. Ma via, neppure in sogno avrebbe potuto sperare di divenire moglie di mio cugino. Il premio di miglior attrice protagonista va a Netta Naiero. Sentiamo anche la motivazione che ha spinto la nostra giuria a darle questo premio. Si sente? Per aver ricoperto il ruolo della serva Pizzocca con la giusta e verosimile spigliatezza per lei immaginata dall'autore del testo, il premio Nobel Dario Fo, dando efficace prova di controllo e conoscenza del personaggio, di non facile lettura e interpretazione, per essere uscita dagli schemi classici recitativi, confrontandosi con apprezzato impegno con uno stile di non immediata presa e poco navigato da chi pratica il teatro in forma amatoriale. E invece bisognoso di scelte coraggiose e attori, come in questo caso ben dimostra la Naiero, che le assecondino e le traducano in pratica con dedizione e professionalità. Grazie. Splendida motivazione, grazie tanto. Sono molto contenta e ringrazio soprattutto la regista Paola Seri, che mi ha seguito moltissimo, e tutta la compagnia, perché in effetti l'incoraggiamento di tutti gli attori di questa compagnia amatoriale è stato fondamentale. Grazie. Ricordiamo anche voi da dove venite. Noi veniamo da Falconara Marittima di Ancona, dalle Marche. Grazie. Grazie a tutti. Passiamo a un'altra menzione speciale, la menzione speciale che leggerà la nostra Eliana Bonadies. Menzione speciale ad Ombretta Garbati.
perché riesce a dipingere con simpatia e naturalezza lo scomodo ruolo assegnatole, riuscendo nel duplice intento di divertire il pubblico lasciando importanti spunti di riflessione. Ombretta Garbati. Per lo spettacolo Parcheggio a pagamento, compagnia AA Artisti Abusivi, è presente in sala, eccola qui, così abbiamo anche il piacere di sentirla. Sono super emozionata, comunque vi ringrazio tantissimo, per me è la prima volta nella mia vita e ringrazio tantissimo la mia compagnia che mi ha sostenuto e mi ha fatto tanto divertire. Che insomma, visto il suo accento tipicamente campano. Romana! Lazio! Lazio? Comunque, state sotto entrambi comunque, insomma, eh? Senza offesa. Lazio e Roma, state sotto, insomma. Andiamo avanti, andiamo avanti. Però, insomma, era doveroso un piccolo appunto sulla fede calcistica, insomma. Andiamo avanti con... Sì, 6-1, poi vabbè, ma andiamo avanti, parliamo di teatro che è più interessante. Allora, dopo la menzione speciale ad Ombretta Garbati, mi è sembrato di vedere prima in sala una persona, un caro amico, che si chiama, signore e signori, Peppe Iodice. Sbaglio o me lo sono immaginato? Diciamo che non è che... Un applauso a Peppe Iodice! Peppe Iodice che è, oltre che essere un caro amico, è un artista. Buonasera che io a amo e stimo. Buonasera, grazie. Un artista no, che peraltro, insomma, tu, molti ti conosceranno perché è un grandissimo comico, colorato. Cioè, nel senso, no, non c'entra. Io sono qui, prima di tutto, complimenti perché la serata dedicata al teatro è. Si poteva pure evitare, però no, nel senso, nega uno ha fatto un forzo, però tanto per tra malingunissimo della droga che non no, è bello perché per l'amor di Dio, però so certo, ma me... cioè tanto portici in teatro perché l'ha fatto, ecco, là, per sviare le indagini, cioè è già una oh no, non lo trovo, uno fa portici e fa, ecco là. Sta gente che muove, secondo me sei pure giugente perché saranno venuti a Portici ma non vanno a trovare. Io credo che fa pure qualche domanda, però no, penso che è bellissimo premiare chi ha messo tanta passione per un. Però poi alla fine a chiedere. Cioè nel senso che io vengo troppo contento. Cioè. In realtà è solo. Nel senso la contentezza più moderata, perché. Però te ne esce fuori, perché poi te ne vai a casa, ti su una mozza vicino. Che tanto sei una caroletta, perché... Che è la verità, che... No, quando vedi si premia così, cioè, a me io la confiende, perché mia moglie... C'è pure una cazzata quando va a casa, cioè, tu cosa sei chi? Tra l'altro si sa mai si premia a roletta, cioè, perché si sono indifferenziati. Cioè, no, per dicere! O in da plastica, dipende da... Però... no, io ci scherzo su perché... Perché mica chi si è stato. Allora, io lo conosco pure quando sta normale. Prima sta troppo, cioè non l'era riconosciuto carissimo. A parte si è fatto un taglio indecente, cioè. Ricky, tu hai presentato, lei che ti hai fatto suonare un cazzo, si chiude a tuo bambino. No, non lo consiglio in realtà. No, però sta benissimo. Sta in un. Allora, è tesissimo, però sta andando veramente, io non me l'aspettavo. Io non lo conoscevo come presentatore, è bravissimo, Giorgio. Io. Cioè, ma stava, cioè, ma dove si vede? Il maestro Maier me lo può confermare. Il presentatore bravo si vede quando fa domanda. Cioè, io veramente stavo dicendo, ma che peccato che non ha vinto niente. Perché lui sta facendo diventare, tra l'altro le persone che, tra l'altro, state usando anche questo mezzuccio, che uno che viene Rangone, un premio l'ha da pigliare per forza. Che se no ci vediamo ammazzato qua fuori. I vengono ancora, ci spesi 100 euro di benzina e non muore niente. Tu vuoi avere con me a fame da qualcosa? Fatti se menzione speciale da pure poco rotto. Cioè, nel senso, la menzione speciale ma da ci sei meglio morto. Che uno dice, l'attore, il regista, vuoi ammannanzi. Invece menzione a uno, mezza e mezza. Tra l'altro si vede che hanno cagato proprio. Nel cangoppo c'era due foglie.
A una l'hai fatto pure una cazziata che è venuta. Che ne sei mortificata? Hai detto, scegli, tu mi hai chiamato tu. Io sì, no, mica volevo. E la verità, io mo, a Giuseppe, quindi, dice, gente, fammi venire un minuto prima che non becco niente, sai? Hai detto, no, vieni il nome per tutto coso, cazzo di tuo. Allora, io sono gittato all'altra rete con il lato povero, marone. Cazzo. No, nel senso che uno degli attori affermatissimi del Nest sta vicino a me, però se è una scusa che Giuseppe Miale Di Mauro, io pregherei anche di alzarsi. Alzati e prenditi l'applauso del pubblico, tanto è vero, ma anche tra l'altro che si è conosciuto. Niente, io direi anche un'altra cosa, per non per contraddire quello che dice Ernesto, io mi trovo d'accordo da 20 anni con quello che dice Ernesto stasera, non ero molto d'accordo fatto lo teatro in da televisione, secondo me non esiste proprio che lei venne in partita e mettono teatro. Sì, a me, ma io me le viscai, si fanno su fatto. Alzavo teatro in televisione a Wallera, pezzaiolo, cioè, abbina a mettere chi li vuoi, sicuro, perché mica mettere le cose più ritmate, abbina a mettere chi li vuoi è enorme. Meno male, io quando lo vuoi nel palcoscenico, avrei due amici, veramente a tappumpe a pera. Vorrei una volta una cosa di Dario Fuoco, Giorgio Albertazzi. Mamma, guarda che mo sono due grandissimi, ma non sanno frequentare. Che due giorni cadere lì in donna. Mamma, fino a dormire, perché quello facevano pure in una nottata. Pensarci con me, una notte riuscivo a dormire, mi acciapperai due. Mamma, mi commentavano un Cristofer la dei Mandegni, lui ora e mezza, ma che stai commentando la qualità del lenzuolo? Ma che stai commentando? No, veramente, cioè, tra l'altro è vero che stanno facendo l'offerta dei teatri e quindi ognuno tenne un telefonino, però pure l'offerta dei telefonini, quindi secondo me ognuno fa buona saccata prima un telefonino e poi si organizza un teatro, nella vita innanzi già sappia fare Waller, ecco, dicevamo... Niente Peppe, io sono estremamente ma contento. Sì. Tra l'altro manca c'è scaletti che gli fuggi di lo su, cosa mai? E tu solo, tu hai fatto, fatelo telefonino, che se te ne scaletto questo cosa. Samsung ogni tanto fa così. Dici. No, dici, vabbè, domanda, posso. In realtà, sono capitato? Sono contentissimo che tu sia presente. Dici. Anche se ti avevo detto, beh, mi raccomando, non dici lo struzzato. No, ma io so che non sono proprio, io. No, ma mi sembra una cosa, è giusto che... L'unica cosa, quando ruro ancora, cioè mi dice... Mi aggiungo ancora, pamano, allora, siamo il miglior attore protagonista, che da succedere giù, quando in menzione tenete, voglio, però non ci appisciamo. Perché tra l'altro mi si intrappola che ti roppi a me a mangiare, mo per dove le ha fascista, un mangiare. A che ore prenota Giovanna Allocca, e che bene a mezzanotte ci appiccicamo ammazzati, giuro ristorante, Giovanna lo diamo per fatto? No, dai, in realtà non è venuto, se ne va all'anno che bene, cioè, nega, mo sta grippando, che ho parlato strada, chiamalo, mamma, diretta, e dice, diretta, vieni già, Giovanna, sono in buon ristorante, dice, fa una domanda, raga, allora, la famiglia sta cristiana, a Cadrete, che sei messo, vieni qua. Sveva, vieni. Scusami, l'hai fatto vestire così e trasi un secondo ogni boss, sattelo un po'. Allora... Sattelo già, sveva, stai funzionando lo scuola, sveva. Sì, lasciamola sul palco, forse è meglio. Ragazzi, meglio, mi sembra abbiamo... giustissimo, uno fa tanta sforzo, sacrifici, per... si accatta. Mamma, vestito dietro è bellissimo. Fatto bene, però non è ratta, ecco. Giorgio, fammi delle domande e rispondo insomma, solo a quello che dici. Dicevo, a nome di tutta l'organizzazione sono estremamente contento che tu sia. Ma così sembra tu? Sì, fondamentalmente sì, però ci sono altri ragazzi. Andiamoci un attimo, ci sta bene. Va bene. Io ti avevo pregato di non mettermi in difficoltà. Ma stai scherzando? Ma sono tutti amici, tranne quelli che sono venuti da fuori che stanno proprio così. Però, si cai che avvicina, se ne fottere niente. Io stavo che tu sei nero, quello che bene una forca, io stavo a caprare quest'anno, voglio un... La mente è stata venuta vacante. Appena tornata la rossata, spaccita la voce, abbiate... Oppure giù dici da nessuno e facete venire pure anche là della lana che bene. Allora...
ti dicevo, che domanda, io ti direi, allora vuoi leggere la scaletta? Un uno stai qua, tu stai qua. Vincere. Peppe Iodice, chi sta scritto sotto di te? Ristorante. Premio? No. Ristorante la pagina... Premio miglior attore protagonista. Io. Casa a Ravoto, ma sai... secondo me qualcuno è fuori, sicuro. Sarà qualcuno che... Fammi vedere, se invece qualcuno è fuori faccio una polemica, mi aggredono, mi cacciano i guardi a cagò. Allora, lancia... Ma che adesso razzismo tutto al contrario, non può piacere nessuno e cagliò, non voglio rompere. E messo lo so che non se ne fotte niente, però io voglio fare... Se vero, ma sta cagò, guarda, te lo pigiama sotto e messo qua. Allora... Allora no, io stavo pensando che magari potessi lanciare tu il video delle nomination. Come... Se ti va, Vabbè, era venuto senza st'accordo, però vieni là d'acca. Tu non muoverà là. Dove? Qua? Ti seguo. Ecco, hai fatto sempre che faccio pare che hai sbagliato. Andiamo avanti. Allora, il video delle nomination. Io l'hai fatto tu! Acvai! Ello! Adesso cosa, ma. Andiamo avanti il video, il miglior attore, perché sembra così, i premi sa da fare sempre poco che pare che teniamo morto in mezzo alla casa. Allora, se amavano non si divertono poco, prego. Andiamo avanti, il miglior attore, il protagonista, il Lonzulo, forza. Emanuele Copernico. C'era un quartierino sfitto e l'ha affittato per la suocera. Se o forse favore. L'obbligo la suocera di venire a ossequiare in casa la moglie e la figlia di un superiore di suo genere. Come mi si dice? Lello Cozzolino. Ciro Pauciullo. Potrò venire qui tutti i giorni a fare la corte a vostra figlia Caterina. Dunque, vogliate dirmi se riuscirò a conquistare l'amore di vostra figlia? Ciro Palma. Silenzio! No, mi sento presente. Se ci stavo qualcuno che avrà fastidio, facciamo la parte. Se potete guadagnare il pacco, Samaro, non capita ancora. E in realtà, per favore, sto facendo schietto, Anderson, ecco. Dell'Opumanno, prego. Buonasera. Si era attivati proprio con il cappotto. Ma lo qua per accadere. Buonasera, salve. Complimenti. No, si figuri, prego. Prego, buonasera. Ciao, salve. Voglio dire, scusa. In saccere. Veramente. L'ho fatto proprio in brutto. No, non lo so, non mi ricordo, ma messa musica mi sposta nel tuo schiatto sto cosa. Le allo. Ma nel silenzio. Si è successo guai, è successo. Aspiamo sono ascoltati. Ripetete il nome, perché oggi sono già... Ciro Pauciullo. Non credo. Io sono Roberto Nisci e sono qui per Ciro Palma, che purtroppo per lavoro è assente. T'ha buttato in dana da l'antella, che non hai proprio te. Emanuele Copernico. Ci sono buonissime possibilità. Ce la vorrei io qui per Ciro Palma. Certo. Ah, ho buttato proprio giù. Mattia Ferrano. Anche hai buone possibilità. Vince il premio miglior attore protagonista la bomboniera Ugumbare Fazzoletta Ciro Pauciullo. Ciao. Meritate più di un mirate che ne ha bisogno un bagno. Complimenti, complimenti,
Queste sono delle fotocopie perché non avevamo i fogli. No, si è detto immediatamente. Oggi è 25. No, ma non è possibile, è una creatura, non è. Ciro, una dichiarazione. Che se sta a ricere pure che pensi? Che è veramente pesante, se mi sapete ricirare non l'ha mai tardi. Invece... Ringraziare qualcuno? No, ovviamente ringrazio innanzitutto la giuria, gli organizzatori e questo premio lo... Ehi, sei solo Is! Is riesce sempre a organizzare? No, c'è Giorgio è una serie di... Giorgio e i suoi Giorgi. Voglio ringraziare la compagnia che mi ha permesso di fare lo spettacolo e poi ringraziare anche a tutti gli altri che... Candelo Fonto che dice tutto. Okay. E certo, un applauso a tutti. Questa dobbiamo leggere la motivazione. Scusa, motivazione. Allora, perché con estrema naturalezza riesce a portare in scena un classico shakespeariano, attribuendo al personaggio di Petruccio la corretta sfumatura interpretativa, vista l'ambientazione e il contesto sociale del lavoro. L'evoluzione e l'elaborazione del personaggio nel corso dello spettacolo mettono ulteriormente in evidenza le sue doti artistiche da assoluto protagonista. Secondo me è buono, cioè è una cosa buona. Secondo me è positivo. Bravo Ciro. Grazie. Muovoli Snai. Grazie assai. Poi mi ha fatto piacere assai. Peppe, grazie mille. No, grazie a te. Niente, io direi che può finire qua. O no? Ragazzi, per il resto, ragazzi, vi telefoniamo. Un grande Peppe Iodice. Grazie assai. Grazie mille. Grazie, Peppe. Viva bene, Giorgio, grazie. Viva Portici Teatro. Grazie. E di che? Grazie. Ciao. Devo dire, scusa. Mi ero dimenticato di dire una cosa perché non esiste che poi si sa che Ernesto ha fatto solo cose belle. Ernesto ha vinto sì un premio Davide Donatello, ma ha fatto un Uno Uovo nei Bagari e quindi ha fatto un film insieme, io ho fatto un film con Ernesto ed è un film, attenzione, che è stato visto zero, cioè nel senso da nessuno ed era assolutamente anche brutto, quindi non è vero, noi ci siamo, io devo dire che ho vissuto un'esperienza meravigliosa, si è unito il lavoro al divertimento in un'esperienza a Sofia una decina d'anni fa, era un film con i nostri amici, ditelo voi, si chiamava 23, e qui eravamo insieme e qui è stato un po' lavoro, un po' gita scolastica, e qui eravamo tutti dei ragazzini e se ci penso rido ancora di quanto ci siamo divertiti. Buonasera a Peppe Iodice. Ciao, grazie. Grazie Peppe. Grazie mille. Volevo un attimo cogliere la provocazione sulle menzioni speciali. In realtà il livello qualitativo quest'anno è stato molto alto. Questa è la seconda volta che partecipo come giurata e posso dire che rispetto all'anno scorso, e credo che Ernesto concordi, il livello è molto salito. Da qui la nostra difficoltà a limitarci alle sole categorie ufficiali, da qui dunque la scelta di comunque premiare quelli che ci sono sembrati dei ruoli che non potevano essere lasciati così. Quindi... Io dico quelli che non sono stati premiati, per me vanno tutti ex aequo, perché veramente è stata una scelta difficile, questo sì, l'altro no, e ci siamo proprio, abbiamo preso dei cavilli insomma per stabilire chi dovesse vincere, però veramente c'è una bella qualità attoriale quest'anno, complimenti a tutte le compagnie, buon lavoro a tutti. Tra l'altro, se posso svelare questo retroscena, parlando proprio telefonicamente con te negli scorsi giorni, tu mi hai detto che hai intravisto alcuni attori potenzialmente molto validi che sotto una guida di un certo tipo potrebbero tranquillamente ambire a un teatro differente, insomma anche magari a una dimensione professionistica, o sbaglio? Sia a livello attoriale che anche nella scelta dei testi, quest'anno mi ha colpito il fatto che siano stati scelti autori come Pirandello, come Dario Fo, come Ruccello, come Shakespeare, insomma denota in realtà una crescita, prima il teatro amatoriale forse era considerato ed era vissuto in maniera più goliardica, adesso ci si sta sempre più avvicinando ad una consapevolezza di teatro maggiore, quindi assolutamente sì. È positivo il...
Prima c'era un'abbondanza di scarpetta e Edoardo, insomma, no? Invece adesso si va a cercare altri autori e ne abbiamo tantissimi. Il teatro italiano è ricco di autori bravissimi, quindi complimenti a chi esce fuori dai soliti standard, insomma. Ernesto, io colgo anche al balzo le parole di Peppe Odice per ricordare che tu ultimamente sei stato impegnato nella, ecco, nella ripresa di differenti pellicole cinematografiche. Anzi, l'anno prossimo mi vedranno, usciranno ben 5 film miei, mo sto ultimando l'ultimo, Fausto e Furio con Enzo con Salvi e Maurizio Battista. Domani devo appunto lavorare di prima mattina. Poi ho fatto The Day After, che è un film, un giallo, un noir sulla morte di Meredith, quella famoso omicidio di Perugia, insomma, e abbiamo fatto questo film che parte da quella tragedia, però poi diciamo che tocca altri argomenti. Poi ho fatto La guerra dei cafoni, che è tratto da un bestseller di un bel libro, che è un film ambientato in Puglia con tutti i ragazzi, molto bello, che tra l'altro andrà a Venezia sicuramente. E proprio Maurizio, mi ricordo, insomma. Poi vi aggiorneremo, lui vi aggiornerà man mano. Comunque la cosa che vi voglio dire è importante: venitemi a trovare in teatro, ad aprile sarò al Teatro Bellini con la Carmen, con la regia di Mario Martone. Un'altra piccola precisazione dopo l'intervento esplosivo di Peppe Odice, ed è che riguarda la sede, insomma, in cui ci troviamo, il Teatro MAB. Io ringrazio il Teatro MAB che ci ha dato questa possibilità. Portici in Teatro, certo, si sarebbe dovuto tenere nella città di Portici, però molto spesso quando si organizzano delle cose che magari da un punto di vista economico, a mio avviso, non portano chissà quali frutti, si trovano più difficoltà. Noi avevamo individuato una struttura, che ringraziamo per la disponibilità che ci ha inizialmente concesso, però ringraziamo il Teatro MAB per averci aperto le porte, ci ha steso un tappeto rosso su cui camminare tranquillamente, ci ha dato tutto, davvero tutto. Io ringrazio il MAB, Museo Archeologico Virtuale, vi invito anche a visitare questa struttura che non è solo auditorium, teatro, ma presenta diverse possibilità di visita, tra cui ad esempio è specializzata nel rivivere, nel far rivivere a voi visitatori in tre dimensioni, attraverso alcune grafiche particolari, l'eruzione del Vesuvio ed altri eventi storici che riguardano principalmente la città di Napoli, di Pompei, di Ercolano e della Campania in generale. Quindi un doveroso grazie al MAB che ci ospita. Passiamo alle nomination del premio per la miglior regia. Sei andata a fare adesso tuo marito dal prefetto? Prima che tu prendi possesso di quel corpo, ti voglio fare un regalo per questa tua bellezza. Tieni. Perché? Attaccatelo ancora. Il premio per la miglior regia del premio teatrale Portici in Teatro, premio speciale Antonio Allocca, va a Christine M. Prego la nostra Eleana di leggere la motivazione.
per aver reso in modo concreto ed efficace la scrittura pirandelliana, avendo cura della messa in scena, puntando il dito sulla società e sui paradossi, tra simbolismi e metafore talvolta moderne, non tralasciando la tradizionale opera del drammaturgo siciliano. Grazie, sono proprio felice, che poi ringrazio soprattutto chiaramente la compagnia che mi ha sostenuto in questa riscrittura di una viennese che traduce le parole di un siciliano, che poi è la mia terra di adozione. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. La pergamena? Mentre sveva dalle pergamene agli altri nominati. Andiamo avanti con un altro premio. Questa volta però, insomma, è un premio attribuito dalla critica televisiva, come per il monologo. Infatti ci si appresta alla finale della serata e andiamo a consegnare il premio per il miglior spettacolo da parte della critica televisiva. Il miglior spettacolo, premio critica televisiva, va... Anzi no, leggo prima la motivazione. Risulta particolarmente coinvolgente sin dai primi minuti, grazie all'alto livello attoriale di tutti gli interpreti e dalle particolari scelte registiche. Si distingue per la velocità nei tempi della recitazione, in grado di catturare l'interesse di un pubblico televisivo oltre che teatrale. Il premio per il miglior spettacolo va a Il Malato Immaginario, compagnia Il Teatro. Miglior spettacolo per la critica televisiva. Il Malato Immaginario. Allora, non so se vuole dire qualcosa a riguardo. Intanto grazie per averci scelto. Non lo so, fondamentalmente, vabbè, dedico il premio all'altra regista, Sara, che è diventata mamma da pochi mesi, quindi non poteva venire causa bimbo, e ringrazio sicuramente tutta la compagnia e ringrazio voi perché siete insieme a noi, comunque noi, il motore del teatro amatoriale, quindi grazie. Grazie mille. Allora, quindi il miglior spettacolo per la critica televisiva è stato Il Malato Immaginario, compagnia del teatro. Andiamo avanti perché c'è, per la felicità del nostro Peppe Iodice, una menzione speciale che è stata data a una compagnia, Sicilia, per lo spettacolo Terre Migranti. Per l'attenzione e la cura con cui sono state trattate tematiche di grande spessore sociale, storico e culturale, frutto di un lavoro di ricerca encomiabile che rende questo inedito un lavoro ricco dalle molteplici tinte emozionali. Perfetto. Quindi, spettacolo Terre Migranti, compagnia Sicilia, una menzione speciale. Ed è l'ultima, sì, infatti, non ci sono più menzioni speciali, potete stare tranquilli. Ernesto, io volevo rubarti un secondo, oltre ai grandi contributi che hai dato stasera, perché insomma, vorrei che tu magari, dal tuo bagaglio di esperienza artistica, ci possa dedicare qualcosa, un piccolo regalo a Portici in Teatro. Non economico, ma artistico. Artistico. Io non mi alzo nemmeno perché tanto è la stessa cosa, quindi mi ha preceduto un altro signore prima che ha detto, un altro attore prima che ha detto una poesia di Edoardo, quindi continuiamo sulla scia di Edoardo. Pure tutti si imbrugliate, mi sono un nesti imbrugliuna, questa vita imbriaca, che imbriaca rimbriacuna, come si era arrabbiata che ci sta ci sarà voglia. E chi aspetta che si sbroglia, avevo voglia di aspettare. Prima invece a tempo antico, un brugliono si vedeva, tu lo vedeva, perché t'hanno occhio sciotato, ti sapeva arrabbiare. Ma invece un brugliono non si vede, non lo trova, sta miscata a me su un brugliono era imbrugliato. Grazie mille, Ernesto. Un'altra cosa. Oggi mi fa fare tutto a me. Ma lui è un ragazzo eccezionale, è una fortuna conoscerlo.
troppo gentile. Volevo... No, è così, perché la cosa bella è che tu sei giovane e fai le cose da grandi, quelle che i grandi non fanno, capito? I grandi fanno certe figure... Vabbè. Se ci sta ancora Peppe Iodice mi aiuterebbe a dire... E invece tu fai delle belle figure, sei un ragazzo di parola, è sorprendente come agisci davvero uomo. Io ti ringrazio davvero. Vorrei cogliere l'occasione per chiederti magari un consiglio, secondo te, quale potrebbe essere, cosa diresti magari a un giovane, magari a un coetaneo, no? Mio, per farlo avvicinare al teatro? La serietà. Quello che ti stavo dicendo a te, io sto qua perché questo è il secondo anno, ho il piacere di conoscerti, sto qua, lo dico non per fare il cafone gratuitamente, noi siamo qua per il piacere di stare qua, ma perché tu lo meriti, perché tu sei un ragazzo preciso, quindi io dico che nella vita, poi in teatro, la precisione è il primo comandamento. A me, io la prima cosa che insegno nella mia scuola, siate puntuali e precisi, per il rispetto dei docenti, per il rispetto dei vostri colleghi. Ognuno è preciso nella vita, è preciso in tutto. Grazie mille. A te. Doppierei questo applauso ai nostri giurati che veramente, come lo scorso anno per la prima edizione, anche quest'anno hanno svolto un lavoro immane nella visione di DVD, nell'assegnazione insomma dei premi. Io vi ringrazio personalmente e a nome dell'organizzazione, che non sono solo io come dice Peppe, ma in realtà ci sono tanti giovani che collaborano, tra cui vorrei citare nuovamente anche i ragazzi, sì assolutamente, Erika e tanti altri ragazzi che collaborano con noi. Sono i ragazzi di Hangover Entertainment che hanno curato i video che avete visto e tutti i montaggi che avete visto anche sulla nostra pagina Facebook, quella in cui magari parlava Pierluigi Vardo, Massimo Giletti, insomma e tanti altri artisti, sono stati curati da Hangover Entertainment, che peraltro si occupano anche di riprese teatrali, quindi qualora vogliate, insomma se ne aveste bisogno, magari li potete contattare. Sono giovani e le aiutiamo a crescere. Andiamo avanti con la nostra serata perché c'è l'ultimo premio da consegnare per quanto riguarda i premi assegnati dalla nostra giuria. Si tratta del premio per il miglior spettacolo. Ah, basta con sto Ferdinando, mi state scucciando! Io non sono Ferdinando, mi chiamo Filiberto! Filiberto! Vittorio Emanuele Filiberto Trinchè! Ma che cangolo stai dicendo? Ehi, non va solo un nepoto! Piano piano! Senta zitto tu! Piano piano! Metti così! Una madonna bella bella! Che succede? Perché in fondo siamo tutti fatti di carne, ossa e sentimenti. E così, con un atto di politica, ho inaugurato il mio regno. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma che ne so, se stanno, il soldo ci sta avendo, no? Il vento, lo so io! Via col vento! Sì! Ho vinto io, sempre io! Il premio per il miglior spettacolo di Portici in Teatro, premio speciale Antonio Allocca, va a Ferdinando! Il premio è la lettura della motivazione. Per il suo essere omaggio sincero ad uno dei maggiori esponenti della drammaturgia napoletana post-eduardiana, Annibale Ruccello, ancora oggi fonte di ispirazione ed esempio per autori e attori, professionisti e appassionati. Per aver saputo conservare lo spirito dell'opera originaria, pur senza imitare la notissima versione con protagonista Isa Danieli, termine di paragone ingombrante, ma con apprezzato successo superato attribuendo alla messiscena uno stile proprio. Per l'equilibrata coesistenza
presenza degli attori in scena, le cui rispettive interpretazioni, ben calibrate tra loro, regalano omogeneità allo spettacolo, meritevole occasione per conoscere un testo miliare nella storia del teatro non solo napoletano. Grazie. A parte il doveroso ringraziamento alla giuria, ai giurati, condivido ovviamente, io sono il regista, condivido con i miei compagni, i quattro compagni, la gioia della ricezione di questo premio, perché ci abbiamo creduto fin dall'inizio e noi abbiamo il dovere, noi napoletani, di non fermarci ad Edoardo, non fermarci ai grandi che ci hanno preceduto, che rimarranno sempre grandi, ma abbiamo bisogno di far conoscere ancora di più, anche se Ruccella adesso ormai è ben conosciuto, ma quando io 15 anni fa ho fatto per la prima volta Ferdinando, mi sentivo quasi un marziano, perché una volta conosciuto il testo di Ferdinando me ne sono innamorato e l'ho riproposto a loro e loro non ci credevano, nel senso che l'hanno ritenuto un lavoro molto impegnativo, ma io sapevo cosa facevo e oggi il premio ci onora. Grazie. Giovanni prima ci aveva anticipato che sarebbe stato presente. Ovviamente è lui, ricordiamo che è in scena con la compagnia di Luca De Filippo a capo, però sta per arrivare, il lavoro non ti pago. Io vi invito a restare ancora in sala qualche momento perché sono sicuro che Giovanni arriverà, peraltro con una sorpresa per tutti, ieri me l'ha anticipato, quindi ci tengo. Quindi colgo l'occasione per consegnare, questa è un'altra sorpresa, però stavolta per i nostri giurati, perché come dicevo prima, voi giurati avete fatto tanto per noi, quindi ci avete dato la vostra disponibilità, come diceva Ernesto, insomma senza alcuna pretesa economica, e io di questo vi ringrazio all'infinito, perché il vostro lavoro, il vostro impegno, la vostra professionalità fa sì che noi possiamo andare avanti. Poi ovviamente come giusto che sia, qualora questo progetto riuscisse ad avere ancora un successo maggiore, insomma saremmo ben lieti di dividere con voi quelli che sono poi gli eventuali, e speriamo, proventi, perché anche noi giustamente ci mettiamo molto del nostro, facciamo spesso, abbiamo fatto, devo dire, parecchie nottate per i montaggi di questi video, tanti ragazzi insomma ci hanno aiutato, però è giusto che voi abbiate un piccolo riconoscimento, che peraltro è offerto dal nostro sponsor, da uno dei nostri sponsor della serata. Avete potuto all'inizio della serata sentire i vari nominativi degli sponsor, tra cui c'è Gioielleria Piscettaro, che ha omaggiato i nostri giurati con dei regali. Questa è una cosa sentita, e peraltro insomma ringraziamo quindi nuovamente il nostro sponsor Gioielleria Piscettaro. Colgo l'occasione per ringraziare anche tutti gli altri sponsor di questa serata, però in realtà non è finita qui la serata. Questo, buongiorno, ma me ne sono? Un momento, mi pigliano pochi i capelli oggi. Oh, è già maggio migliore, A 200, no, se mi dimezzo di me. E voi pigliate a venire a 200? Ma che c'è, non ho capito questo, guarda, così ce la gente pure io. Oggi no, sto stato facendo la bolla. No. Ci dica un po', che intenzioni ha quest'anno, eh? Ce la facciamo a prendere la maturità? I'm still alive but I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Avete ragione, ho sbagliato. Perché dite, la mettiamo a posto questa situazione? You're okay, I'm falling to fear.
professore Sacchi 3.